Grazie senatore Tosato. È iscritto a parlare il presidente Gasparri per 5 minuti. Ne ha facoltà, prego. Grazie presidente. Parto dall'ultima vicenda, quella riguardante la cannabis light. Io voglio ringraziare a nome del nostro gruppo il presidente del Senato per aver applicato in maniera integerrima le regole. Era una cosa estranea alla legge di stabilità. Avete cercato surrettiziamente di introdurre il consumo umano della cosiddetta cannabis light usando una legge che non c'entra niente. Un conto è la produzione industriale, un conto sono i trattamenti fiscali, un conto è il tentativo di aggirare la sentenza della Cassazione che ha posto fine al commercio della cannabis light, che fa male e malissimo. E voglio dire, non c'è la senatrice Segre, dico alla Presidenza, quando è che ci si indegna per gli insulti in rete? Noi siamo solidali con la senatrice Segre e chiunque abbia subito insulti. Vi comunico che sulla mia pagina Facebook Rodolfo Roma, Diego Scognamiglio, Andrea Brunetto, Andrea La Causa, Salvatore Casaniello, Cosimo Chiurco, Matteo De Rio, Mirko Bussi ed altri che non condividono le mie opinioni hanno scritto gravi insulti e minacce. Le minacce sono gravi solo a voi o non sono gravi se vengono a noi? Basta con questa ipocrisia, io sono solidale con tutti i minacciati, ma chiedo alla Presidenza qual è il grado di gravità. Quelli di Forza Italia sono sterco che può essere insultato, oppure grave analogamente, questo mi chiedo, oppure come è successo stamattina in Rai. Senatore Gasparri, ovviamente lei esprime liberamente la sua opinione, ma lei sa molto bene che l'istituzione di quella commissione era contro qualsiasi forma e contro qualsiasi forma. Ho detto dei nomi e visto cognomi. Che si rivolge alla Presidenza, la Presidenza le risponde. Dei nomi e cognomi. Naturalmente lei ha il suo punto di vista e altrettanto naturalmente può proseguire. Quindi sono gravi come gli altri. Poi, per carità, non voglio fare raffronti su chi ha subito enormi tragedie, ma non è che il diritto di insulto c'è perché uno non ha vissuto tragedie. È ora di finirla. La legge di stabilità è ignobile. Tasse sullo zucchero, tasse sull'acqua, perché poi sull'acqua che si paga la tassa. La volete pubblica, ma in realtà la fate pagare di più alla povera gente nelle bottigliette di plastica. Bella acqua pubblica. Tasse di ogni tipo. Vi siete inginocchiati ai giganti del web. Avete cancellato la cedolare secca sugli affitti dei negozi e favorite solo i giganti del web a cui vi siete consegnati. Vi siete consegnati. E non credo gratuitamente. Ma lo sapete, colleghi, io ho proposto di portare la web tax al 15%. Lo sapete, colleghi, soprattutto i grillini che vi piacciono tanto, i giganti del web. Amazon nel 2018 ha incassato in Italia 2 miliardi e 3 e ha pagato 6 milioni di euro, lo 0,25% di tasse, uno schifo, una vergogna. E non vorrei che qualcun altro incassi forse dei soldi in aggiunta. I giganti del web vanno tassati, il commercio va rispettato, gli immobili vanno detassati perché i negozi chiudono, uccisi da una crisi economica e dall'eccesso di tasse. Avete quindi fatto una legge veramente da archiviare. Ieri i presidenti delle associazioni industriali di Piemonte, Lombardia e Emilia Romagna hanno emesso una nota per denunciare il decreto fiscale che si, come dire, combina con questa manovra, per dire che l'eccesso di accertamenti può portare alla paralisi delle aziende. Avete già affondato la Whirlpool, l'Ilva, mezza economia italiana, la volete uccidere tutta l'economia. E lo dico in particolare al PD, non vi porterà bene abbinarvi a gente incompetente, incapace e irresponsabile che sta distruggendo l'economia italiana in maniera radicale. Quindi il nostro è un no ultra convinto a tutte queste tasse, a queste scelte che avete fatto. Non ci avete ascoltato sulle imprese, sui balneari, sui pertinenziali. Non avete stanziato almeno 1 miliardo per la sicurezza. Applaudiamo ad aver visto condivise le nostre proposte sui vigili del fuoco, ma avevamo chiesto almeno 1 miliardo per i contratti delle forze di polizia. Non li avete messi, date il reddito di cittadinanza ai mafiosi e non date il contratto alle forze di polizia. Questa è la politica di Grillo, questa è la politica di Di Maio, questa è la realtà.
per cui noi siamo orgogliosi di essere stati all'opposizione fin dall'inizio di questa legislatura, di aver difeso le ragioni della famiglia, delle imprese, del commercio, di aziende che sono state massacrate. E se qualche tassa l'avete limata e differita, non l'avete cancellata e credete che Bonaccini perderà lo stesso, perché la plastic tax c'è e le imprese anche di quella regione Emilia-Romagna hanno visto di che governo si sta in Italia, tant'è che hanno detto ai ministri di non andare a fare la campagna elettorale perché né fare la campagna elettorale perché ne temono la presenza, ma ne temono soprattutto l'azione. E quindi, Presidente, io credo che potete pure urlare sulla questione, torno al discorso iniziale. Aver tentato di usare la legge di stabilità per rimettere in circolazione la cannabis light è stato un atteggiamento vergognoso, vergognoso. Preferite, come ha detto qualche collega, tassare lo zucchero e fare circolare le droghe. Avete sbagliato barattolo in casa vostra, è la roba bianca, ma forse volevate detassare quella sbagliata. Rispettate la vita, le famiglie e l'economia italiana. Vergognatevi! Potete rimandare il voto, non cancellerete la sconfitta dell'incapacità e dell'ignoranza che voi rappresentate.